Ciao a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video. È da 4-5 minuti che è uscito un trailer di un documentario che sarà disponibile in streaming dal 24 marzo sulla piattaforma Disney Plus o Disney Più, chiamato Un giorno in Disney. Non so sinceramente cosa aspettarmi da questo trailer. Posso presumere possa riguardare un giorno a Disneyland oppure un giorno in Disney relativo alla produzione Disney, quindi magari un documentario, un tour all'interno di Disney, con i disegnatori, con gli attori, non lo so. Di sicuro appunto questo trailer di questo documentario, ripeto, sarà disponibile dal 24 marzo in streaming in Italia sulla piattaforma Disney Plus. Quindi bando alle ciance, andiamo a vedere questo trailer e poi lo commentiamo. Quindi schermo intero, ok, 3, 2, 1, via. Viaggio di sola andata per il castello di Cenerentola. Salite a bordo. Quindi Disneyland. Disneyland. Buongiorno, George. Buongiorno, Lou. Sono motivato perché la Walt Disney occupa un posto tanto speciale nel mondo. Sono motivato dal lavoro con un grande gruppo di tante persone diverse. Ehi, hey, BB-8! Che carino! Non ci credo che mi pagano per questo. Adoro la Disney. 4, 3, 2. È favoloso cosa si può fare con l'immaginazione. Adoro che nessun giorno sia uguale all'altro. Il mio lavoro è dare voce ai bambini e alle famiglie. Questo è per sempre. Un giorno a Disneyland. Le moto di Tron mi sembrava di aver visto. Ah, quindi anche un libro. Essere capace di creare ricordi per le altre famiglie è tutto per me. Sarei in disaccordo con chiunque dicesse che il mio non è il lavoro migliore. Applausi, applausi, applausi veramente. Che dire? Un documentario come ipotizzavo inizialmente su un giorno passato a Disneyland o comunque un giorno passato in uno dei parchi a tema. Io non sono mai stato, purtroppo non ho mai avuto l'occasione di esserci. Spero un giorno di poterlo fare, però sì, deve essere emozionante, non solo per i visitatori, del parco di Disneyland, ma anche, secondo me, coloro che ci lavorano. Io non credo che chi ci lavora, perlomeno chi ha a che fare con gli spettacoli, proprio, intendo dire nell'entertainment del parco vero e proprio. Io credo che non possa essere un lavoro ripetitivo. Sicuramente sarà ripetitivo nel modo, nelle cose da fare, negli spettacoli per i danzatori, per i cantanti, però io credo che vedere la reazione del pubblico, delle persone che ti stanno guardando, la maggior parte appunto famiglie, che ti guardano e gioiscono, reagiscono con risate, stupore, magari anche paure in base allo spettacolo che, appunto, che si sta vedendo. Io credo che l'attore, lo stuntman, il danzatore che vede appunto la reazione del pubblico non possa che sentirsi appagato giorno per giorno. Io penso che l'emozione di vedere appunto gioire le persone che si stanno intrattenendo sia un'emozione, secondo me,
unica e diversa ogni giorno. Quindi sono molto incuriosito dal vedere questo documentario. Io personalmente adoro la Disney, adoro i lavori che fa, sicuramente ha fatto degli errori in passato, ne farà ancora con qualche film, con qualcosa, ma devo dire che Disney mi ha sempre stregato fin da bambino, quindi sono molto molto curioso di vedere questo documentario, che appunto parlerà principalmente di chi ci lavora, dal magazziniere al regista, al disegnatore, a quello che materialmente svolge lo spettacolo, il cantante, stuntman, ballerini, scenografi e quant'altro. Quindi ripeto, ottimo trailer, suggestivo, come sono sempre suggestivi i trailer della Disney. Questo documentario sarà disponibile, ripeto ancora una volta, sulla piattaforma Disney Plus, che verrà lanciata il 24 marzo anche in Italia. Credo sarà un documentario molto interessante da vedere, penso, con la famiglia, e penso sia anche uno spot probabilmente per invogliare la gente ad andare in questi parchi. Forse c'è stata una contrazione della richiesta per questi parchi, chi lo sa. In questo momento ovviamente stiamo vivendo un periodo un po' particolare per il discorso del coronavirus, ma io credo che questi parchi a tema siano sempre sempre strapieni di gente. Forse questo documentario, oltre ad essere uno spot per Disneyland, potrebbe essere comunque anche una sorta di introduzione a quello che sarà appunto la piattaforma Disney Plus, tipo un welcome generale a tutti per questa piattaforma che promette meraviglie vere e proprie. Quindi, che dire, il video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, se vi è piaciuto ancora di più condividetelo, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video, reaction, quello che sarà. Grazie a tutti, ciao ciao!